quali sono, se ci sono, le differenze tra il governo Monti e il governo Berlusconi? Beh, nessuna differenza. Diciamo che possa essere una differenza di cultura, di studio. Monti è un economista e Berlusconi è un commerciante, un industriale. È solo quello tipo di differenza, però il resto non quadra. La differenza è solo che è una continuità. Diciamo che, come avevo accennato prima, come voglio che il titolo del filmato venga con noi, noi abbiamo un'alleanza tra la mafia e la massoneria, e la chiamiamo, e con la casta, che sono tutti i rappresentanti politici istituzionali. La differenziazione è che Berlusconi rappresentava la mafia. La mafia praticamente è a eccesso tramite il suo rappresentante, un squilibrio morale nei confronti del paese, facendosi deridere in tutto il mondo. Parliamo di escort, parliamo di tutto quello che può essere immorale. A un certo segno la massoneria ha voluto prendere in mano la situazione del paese, in particolar modo una massoneria dove abbiamo 360 gradi i rappresentanti, che va dallo Stato del Vaticano, parlo come Stato, non come religione, ad praticamente i grandi banchieri. E in base a questo Monti è uomo della massoneria, che obbedisce alla massoneria e che segue quello che è stato votato dalla casta già nella finanziaria precedente, perché se fosse un economista farebbe una cosa completamente diversa di quella che sta facendo. E in tutto questo le banche che privilegi hanno e quali privilegi hanno avuto? Beh, innanzitutto le banche hanno un falso in bilancio. Se vi ricordate, circa 7-8 mesi fa, un anno, adesso le date precise non le so, è stata tolta la norma di arresto per falso in bilancio. In effetti già a marzo le banche dovevano, cioè chi ha effettuato il falso in bilancio va arrestato per bancarotta fraudolenta. Le banche sono senza liquidità, i 1.380 miliardi di euro che dovrebbero essere depositati di cittadini italiani all'interno delle banche sono spariti, sono stati fatti investimenti a livello extra Italia, a livello europeo, a livello mondiale, su titoli tossici, su titoli derivati. In base a questo, mancando di liquidità, il governo ha dato una mano a loro, innanzitutto a inasprire la norma di liquidità di accesso tramite gli sportelli bancari di 500.000 euro. Non è vero che è una norma relativa al controllo fiscale, bensì è il fatto che le banche sono senza liquidità e questo le ha agevolate, con risparmio per le banche di spesa di 10 miliardi di euro, quindi un 10 miliardi di utile. Inoltre è stata inserita nell'ultima manovra da 30 miliardi votata qui subito qui a fine di dicembre, nella manovra i famosi 30 miliardi, è stata inserita una clausola relativa da parte dello Stato italiano alla fiduzione, praticamente alla tutela di 100 miliardi di euro di obbligazioni scadenti da parte delle banche. Cosa sono le obbligazioni? Le obbligazioni sono titoli delle banche che devono essere rinnovati, se no le banche devono restituire i soldi ai risparmiatori. Lo Stato le ha praticamente fidelizzati e con questi 100 miliardi di euro le banche sono andate alla Banca Centrale Europea a farsi dare i 116 miliardi di euro per poter comprare i titoli dello Stato e guadagnarci al 6%. Come si può impedire l'evasione fiscale? Beh, l'evasione fiscale si può impedire, come avevo già fatto io, l'attività di certificazione fiscale ed praticamente responsabilizzando i dottori commercialisti, dando il visto di conformità alla certificazione tributaria, il visto pesante a circa 280.000 aziende che superano i 20 milioni di euro di fatturato. Perché il visto di conformità? Il commercialista ha l'obbligo di verificare il magazzino dell'azienda e verificare la fattura dell'azienda. Sono 250 miliardi di euro di evasione fiscale durante l'anno e una norma potrebbe anche fare una condizione semplicistica per lo Stato italiano, che è quella di far scaricare tutto al cittadino, scaricando tutto automaticamente applicare due tariffe, che va dalla tariffa del 27% alla tariffa del 35%, e in base a questa, scaricando tutto, noi riusciamo a recuperare 120 miliardi. Però mettendo in condizione di scaricare tutto e mettendo in galera anche chi evade 100 euro, noi riusciamo praticamente a controllare il 100% dell'evasione fiscale. La volontà c'è, la possibilità diciamo telematica c'è, perché sappiate che a livello ministeriale già dal 90 noi abbiamo il controllo solo con pulsante. Noi sappiamo la vita, morte e miracoli di un'azienda, di una società e di un cittadino tramite la telematica. Esiste la SOGEI, che è la banca dati praticamente certificazione tributaria di tutta Italia, che poi esistono altri sistemi tranquilli, solamente che la volontà è quella di non farlo. Quali sono le proposte per l'abbattimento dei costi della politica e della patrimoniale? Innanzitutto l'abbattimento di costi a politica è un'applicazione normativa relativa alla strutturazione della macchina pubblica, perché quando un'azienda praticamente o una famiglia riceve
spende più dei soldi che riceve, logico che si blocca tutto e si va a verificare dove si fa i tagli della spesa. E la macchina pubblica è cresciuta praticamente del circa 44% in 10 anni, praticamente noi siamo arrivati a 810,7 miliardi di euro di costi della macchina pubblica, quindi l'eliminazione totale delle auto blu che sono 7 miliardi di euro, l'eliminazione totale delle consulenze, io parlo da livello centrale a livello territoriale, che sono 14 miliardi di euro, e della riduzione totale, perché quando si è in stato di necessità e quando c'è un debito pubblico enorme, quando si è in una crisi sociale e il popolo deve pagare, l'eliminazione, la riduzione totale degli stipendi dei manager di Stato e di praticamente tutti i politici, a un tetto massimo di 3.000 euro al mese, circa 50-60 mila euro all'anno. La ristrutturazione del debito pubblico, quindi si va a fare il concordato con le banche, come si fa quando una società è in fallimento, si fa il concordato preventivo e si determina il guadagno delle banche e la disponibilità economica, e quindi c'è un taglio totale, perché noi rifiutiamo assolutamente, le banche hanno guadagnato 400 miliardi di interesse relativi al debito pubblico, quindi li andiamo a annullare. Quindi per l'eliminazione della spesa pubblica c'è questo tipo di passaggio. Poi c'è la patrimoniale. La patrimoniale sono praticamente l'applicazione del 4% su quei grandi patrimoni dello Stato, dove anche il Vaticano, e io tolgo quello che è attività di patrimonio relativa ad attività religiosa, ma parlo di patrimonio a livello commerciale, a livello produttivo, a livello economico, di concorrenza anche con gli altri commercianti, gli altri industriali. Ecco, quel tipo di patrimonio ha delle tutele di leggi fiscali. Si chiamano trust, praticamente la copertura del patrimonio all'interno di una società in modo che nessuno possa mettersi le mani, e paga il 12,5% di tasse, oppure si chiama fondo immobiliare, siamo allo stesso discorso. Ecco, noi dobbiamo, in questo tipo di patrimonio, sono circa 6.600 miliardi di euro, noi possiamo ricavare col 4% 240 miliardi di euro, esercitando una tanto, una patrimoniale una tanto. Che cos'è la BCE? La Banca Centrale Europea è, e qui c'è stata una disinformazione nazionale e molto distorta, la Banca Centrale Europea è un club di banche private, non è un'istituzione europea. L'Europa non ha un'istituzione di bilancio, l'Europa non ha un'istituzione costitutivo di banca unica, ma bensì la BCE è un rapporto di varie banche dove è stata fatta nascere l'euro, è stata data la copertura, questo può dimostrare anche il fatto dell'intervento della BCE sulla Grecia, non è stato fatto, bensì è stato salvato la banca Dexia, la banca franco-belga, che ha avuto una perdita di 100 miliardi di euro. In base a questo la BCE sta ricevendo soldi liquidi dal Fondo Monetario Internazionale, la BCE gestisce gli interessi economici di quello che sono gli interessi economici delle banche e non degli stati aderenti d'Europa. Cosa sta decidendo invece la Commissione Europea in relazione alla sovranità dei paesi aderenti? Ecco, è proprio questo che accennavo, la Commissione Europea sta decidendo proprio di creare questa istituzione di controllo del debito pubblico dei paesi aderenti per poter fare una tutela, per far sì che le grandi economie non possano crollare. Se tipo un paese come la Spagna o come praticamente la Francia o come la Grecia, in particolar modo l'Italia, hanno un debito pubblico enorme, si cerca tramite la Commissione di controllare questo debito pubblico. Difatti in agosto la Commissione Europea aveva già scritto al governo italiano di fare la norma di pareggio di bilancio, perché il debito pubblico nostro supera il 120%, 120% di praticamente relativo agli incassi, e in base a questo è già in bancarotta. La Commissione Europea sta cercando di fare un'unica banca, di fare la norma del pareggio di bilancio, in modo che i paesi che sono in stato fallimentare possano essere aiutati dai paesi aderenti tramite questa banca unica. Solamente che è un grosso problema, perché vogliono farlo scavalcando la sovranità del popolo, perché se nasce questa, chiamiamola, che non si chiama MEF come erroneamente scrivono, ma bensì si chiama strutturazione del debito pubblico e bilancio europeo dei paesi aderenti, ecco, se nasce questo deve nascere praticamente con i referendum territoriali per non perdere la sovranità, perché una volta costituito
costituita questa operatività, automaticamente si va ad eliminare la sovranità dei paesi aderenti, si va a eliminare la sovranità dei paesi aderenti ed in base a questo hanno la gestione dei rapporti commerciali e quindi noi non siamo più indipendenti a livello produttivo, a livello commerciale, però dobbiamo sottostare agli interessi europei che a sua volta sottostaranno ai finanziamenti che ricevono dal Fondo Monetario Internazionale, di cui c'è la Cina, la Russia, l'America, l'Africa, eccetera. La domanda successiva: che cos'è il Fondo Monetario Nazionale e perché la Cina sta per entrare in campo? Il Fondo Monetario Internazionale è il fondo che tutela le banche a livello mondiale, tutela l'economia a livello mondiale ed in base a questo la Cina sta entrando, perché la Cina ha una disponibilità di circa il 40% della valuta americana, che sono 3.400 miliardi di dollari. Nell'ultimo incontro di circa un mese e mezzo fa, con il G8, ha accordato l'aiuto economico dicendo che è interessata ad entrare nel paese occidentale, dettando delle condizioni. La prima condizione è quella la Cina ha detto che è disposta a pagare l'infrastruttura, ecco perché si vuole fare costruire il ponte sullo stretto di Messina, la Cina vuole comprare il porto della Grecia, la Cina è in grado di finire la TAV, l'alta velocità, è in grado di creare tutte le infrastrutture. Perché? Perché vuole arrivare qui e praticamente usare e sfruttare il prodotto commerciale e industriale del paese Italia. La Cina ha 60 milioni di ricchi. Voi potete anche vedere una mia intervista su Radio Radicale, andate su Google in cerca, fatta 6 anni fa davanti al Prodi e Emilia Industriali, dove già accennavo questo tipo di discorso, quindi non sono discorsi inventati ma sono discorsi molto chiari. La Cina vuole assolutamente entrare, prendere in mano la situazione del paese, il mondo politico è d'accordo a questo perché le grandi potenze economiche stanno portandosi in Africa, difatti anche la Geox, la Fiat e già altre aziende grosse multinazionali, sia nazionali che multinazionali, stanno andando in Africa, hanno già fatto gli accordi con l'America, perché la Cina ha dettato le condizioni alla Clinton relativa al rapporto di commerciale, l'America passerà nei paesi del Medio Oriente in gestione politica del Medio Oriente, la Russia e la Cina si sono divisi l'Occidente e la Cina praticamente con i suoi 60 milioni di ricchi potranno comprarsi l'Italia, sviluppare l'attività produttiva del paese come vogliono loro e praticamente l'attività commerciale, ha 200 milioni di soggetti che possono fare turismo, cioè praticamente il gioiello nostro produttivo del paese, che era la piccola e media impresa, che era l'80% del prodotto interno lordo italiano, parlo dell'agricoltura, che era un altro caposaldo, che era il 22% circa del prodotto e cui abbiamo la richiesta di agricoltura biologica in India, in Cina e in tutti i paesi esteri, diciamo anche asiatici, ed il turismo che abbiamo città dove superano, si parla di centinaia di milioni di turisti annui, solo Venezia 24 milioni, Roma so che supera i 32 milioni eccetera, ecco noi abbiamo perso questo praticamente per venderlo, per interessi economici dei grandi ricchi, per venderlo alla Cina, che è logico che non è stupida e non butta i soldi. Cosa ha chiesto a livello sociale? La Cina ha chiesto il ridimensionamento del costo della spesa pubblica, la Cina ha chiesto l'eliminazione dell'articolo 18, la libertà di licenziamento, logico che abbia chiesto questo perché la Cina, come tutti sanno, come sfruttano l'operatività senza un controllo, chiamiamolo di inquinamento, senza un controllo di tutela del lavoro, lo vediamo anche qui in Italia, è logico che lo chieda per poter fare quello che vuole e i grandi potentati, in particolar modo la casta, i politici, la lasceranno fare perché entreranno nelle quote associative, nelle quote sociali delle grandi opere che la Cina andrà a investire. Che cos'è e cosa e chi rappresenta ciò che tu chiami la casta, la mafia e la massoneria? La mafia è un'associazione di attività criminale. La massoneria è un'associazione culturale che ha sempre difeso le lobby operative delle grandi potenze economiche e anche culturali. La casta sono quei soggetti che sono lobby, tipo albi dottori commercialisti, albi avvocati, sindacati, partiti, che si chiudono fra di loro per fare gli interessi economici della massoneria, gli interessi economici della mafia e cercando di fare delle leggi a favore loro senza tutela del popolo. Perché non hai fiducia nei partiti e nei sindacati?
Beh, non ho fiducia dei partiti, accennavo prima per il semplice fatto che nessuno nel 2000 ha difeso col passaggio di lire euro. Io non voglio andare nella storia relativa al partito perché è inutile che vada a fare sull'ideologia, si parla di destra, di sinistra, ma l'ideologia ormai da 25 anni, anzi da più di 30 anni è morta con l'uccisione di Aldo Moro e con la morte anche di Berlinguer, quindi manca la cultura nella politica vera e propria, è nato un consociativismo. Lo stesso Berlusconi ha sempre fatto gli affari con i comunisti nelle piazze contro i comunisti e ha sempre fatto gli affari con le cooperative rosse, quindi esistono le trattative eccetera, cooperative rosse e cooperative bianche, ma quello che li accusa è che non hanno mai difeso l'adeguamento dei stipendi, l'adeguamento dei costi della società relativi al passaggio di euro, facendo dei grandi interessi economici, facendo le speculazioni, comprando, investendo, rivendendo senza nessun controllo. Quindi è logico che io non sono contro una maniera di strutturazione democratica di un partito, però sono contro una falsa ideologia di partiti per fare gli interessi economici personali. La politica è una missione e la politica deve essere fatta come missione, ma non come un tornaconto personale. Negli ultimi 15 anni è diventato solo e esclusivamente un tornaconto personale. E qui arriviamo alla democrazia diretta. Che cos'è? La democrazia diretta è che non si costituisce un partito, un movimento e si va dal popolo. La democrazia diretta si fa da parte del popolo, è una piramide. La piramide non è il vertice che comanda, ma è la base. Per costruire una casa ci vuole la fondamenta, dopo si arriva al tetto. E quindi la democrazia diretta è rendere partecipativi il popolo, rendere partecipativi il popolo che praticamente per 25 anni è stato tenuto all'oscuro e portato direttamente al consumismo, dedicare, come accennavo prima, la politica alla missione, quindi dedicare volontariamente un'ora al giorno e darsi interessi per il paese. Quindi la democrazia diretta parte dalla base, noi siamo partiti con delle assemblee costituenti territoriali, la base praticamente tutte assieme andranno con le varie assemblee costituenti creare un grande comitato nazionale per le riforme, perché come in Islanda noi andremo a scrivere le riforme, dopodiché verrà eletto un vertice, il quale vertice sottosterà il popolo, non sarà un vertice che comanderà, bensì tutte le decisioni che il vertice avrà a livello centrale dovranno essere approvate esclusivamente dal popolo. Quindi democrazia diretta è andare a fare le elezioni con le primarie, scegliersi a livello territoriale il candidato. Noi non abbiamo bisogno di laureati, noi abbiamo bisogno di persone che abbiano un'etica morale civile, questi possono essere i disoccupati, i cassintegrati, gli universitari, i pensionati, che abbiano un'etica morale civile e facciano rispettare le leggi e facciano gli interessi dei cittadini, perché come accennavo prima, in virtù della legge 4290, la pubblica amministrazione e i suoi dipendenti e hanno l'obbligo di rispettare le leggi se no vanno in galera. Hai anticipato il discorso dell'Islanda, cosa ci puoi dire in riferimento a... Beh, io sono 7 mesi che sono qua, molti cittadini si sono avvicinati, purtroppo abbiamo una problematica relativa all'informazione perché come accennavamo siamo in una falsa democrazia, c'è una censura totale e in base a questo noi ci rispecchiamo al discorso dell'Islanda perché in una maniera civile vogliamo assolutamente creare una democrazia. Cioè cosa significa? Che il potentato economico ha un interesse che si vada a una rivoluzione violenta, civile, perché diventa una guerra fra poveri, un ammazzarsi fra poveri e porterebbe un dittatore a comandare e questo non vogliamo assolutamente. L'Islanda è il popolo, anziché voi potete vedere su Google praticamente quello che è successo, in 14 mesi ha preso in mano la situazione, ha fatto arrestare i banchieri, ha fatto processare i politici, ha creato la Costituzione nuova relativa via internet e pensate che in un anno e 6 mesi hanno creato 20 riforme e quindi noi ci rispecchiamo a questo perché è l'unico sistema perché il popolo sia responsabile e riprende in mano. Quello che lancio l'appello è questo, cittadini, inutile che voi rimaniate o indignati, che non è il nome nostro perché è un nome spagnolo, non c'entra niente, o rassegnati, dovete assolutamente tirare fuori i valori di uomini e cercare di prendere in mano la situazione politica del paese, assieme si può, non è nessun problema, perché dovete pensare cosa c'è davanti, i vostri figli, i nostri figli non hanno nulla davanti, quindi assolutamente abbiamo l'obbligo, rispetto ai nostri padri che sono morti in una vera guerra per darci una prima repubblica, abbiamo l'obbligo di dare un futuro ai nostri figli, di costruire la seconda repubblica, perché la seconda repubblica non è mai nata, noi non abbiamo bisogno di ricostruire la Costituzione italiana, la Costituzione italiana c'è, dobbiamo ammodernarla tramite un comitato nazionale dei cittadini per le riforme, ma dobbiamo prendere in mano la situazione del paese, perché stanno distruggendo, l'Italia era al primo posto e può ritornare al primo posto a livello mondiale, anche se ci stacchiamo dall'Europa, ma noi siamo in grado di dettare la nostra economia e di dettare la nostra produttività.